Care amiche ed amici, eccomi qua per una nuova trasmissione radio. Dopo molto tempo che non commentavo i TG, con questa mia nuova applicazione o attualizzazione di Spreaker, che per fortuna funziona bene nel mio Galaxy Young, che all'inizio non funzionava ma l'hanno potuta sapientemente adattare. Perché mi piace molto trasmettere dal cellulare comodamente seduto nel mio giardino. Qui adesso sono le 11:22, il clima promette essere buono anche se c'è vento fresco, ma il cielo è sereno e molto radioso. Bene, passiamo ora a questi brevi pensierini, che non commento più i TG perché vedo che c'è poco ascolto, ma queste sono delle mie considerazioni. Innanzitutto partiamo bene. Partiamo dai misteriosi tesseramenti nel PD che hanno insospettito Renzi. Infatti Nanni calavano i tesseramenti, in pratica non si iscriveva quasi nessuno da quando avevano smesso di regalare le tessere. Adesso non è sospetto che la gente si possa tesserare, ma è sospetto che lo possa fare pagando. E prima, quando le tessere erano gratis, nessuno controllava. Adesso che invece pretendono di tesserarsi pagando, e anche pagando centinaia di euro, alla gente gli viene un forte dubbio. Anche perché ci sono molte cose da valutare. In questi ultimi anni la sinistra ha cambiato molto, rimanendo pur sempre la stessa. Quindi un gattopardismo sinistro. Ma ecco, pensate un po', voi dalla caduta del muro di Berlino, come è cambiata la sinistra, come si sia spostata a destra, come sia risorta e riaffondata il Partito Comunista con Rifondazione Comunista, che poi è riaffondato e risorto e risorto e riaffondato di nuovo un'altra volta. E come le generazioni siano cresciute senza quel clima degli anni 70 e forse anche tutti gli anni 80, inutile dire degli anni 60, 50, 40, 30, se no al ribasso chi dà di più? Infatti, non so se hanno voluto ristampare un libro sul PC. Quando è uscito uno che forse ha editato il proprio, ha scritto e pubblicato il proprio Enrico Berlinguer, la gente prevalentemente andava a comprare il libro, il PC, nelle filiali e nelle sedi del Partito Comunista Italiano. Adesso che hanno voluto pubblicare un nuovo libro sul PC, quelli di un gruppo di Rifondazione Comunista, si sono stupiti che le giovani generazioni d'oggi andavano a cercare il libro in una casa di informatica, perché oggi già il PC non è più il Partito Comunista, per la maggior parte anche dei giovani di sinistra il PC è il computer da scrittorio, il personal computer. Quindi questo la dice lunga sulle trasformazioni sociali che sono avvenute in Italia in riferimento all'orientazione politica. Il PC non è più il PC, è il PC informatico, mentre invece se una volta dicevi il PC informatico pensavano all'indottrinamento pragmatico dei sovietici in Russia, no? Quello era il PC informatico, era la sezione di propaganda o disinformazione del Partito Comunista Sovietico-Russo. Quindi di strada ne abbiamo fatta, ma si capisce quindi tutta la disaffezione che c'ha il Partito Democratico oggi in Italia, fra le cose che hanno fatto loro di cattivo e quelle che invece le trasformazioni sociali che si sono realizzate intorno a loro che non hanno potuto comprendere. Poi niente, già l'ho detto nel passato, che i Vaffadei non sono originali. Già Bracardi mandava a fangala tutti i politici di cui faceva l'elenco burlandosi di loro, Cirino Pomicino,
De Michelis. E quindi chi ha scoperto Grillo? La maleducazione nostrana? Beh, scusa, a questo già ci pensa la Letizietto, no? Che riduce tutto ai minimi termini. No, in verità non ha inventato nulla, anzi, calca la mano su quello che non bisognerebbe accentuare. Poi non ho capito perché fanno riunioni occulte con Casaleggio, che sono dei guru. Comunque, loro lo fanno per non contaminarsi del politichese, ma inevitabilmente si riducono a parodia del sistema che vorrebbero annullare. E poi minacciano che senza di loro ci sarebbero dei golpi. Non so, ma loro che contributo danno? Comunque sono l'unica speranza del paese e quindi la speranza è l'ultima a morire. Ecco, ricordatevelo, perché se siete senza lavoro e magari in pericolo di sfratto, la speranza continuerà, la vostra speranza. Non so fino a che punto invece voi potrete reggere. Quindi, che ve ne fate della speranza del Movimento 5 Stelle di cambiare il paese? Lo stanno cambiando? No, perché bisognerebbe sostituire milioni di burocrati, amministratori, funzionari pubblici. Tutto va a scatafascio e a rotoli. E quindi, come si può pensare che qualche deputato e senatore in più e che magari qualche primo ministro possa cambiare tutto quando il supporto a quei deputati, senatori, ministri, primi ministri e presidenti e tutto viene da migliaia di burocrati, di funzionari pubblici, di segretari. No, è impossibile, bisogna cambiare tutto l'equipaggio di una nave, non soltanto Schettino e i suoi ufficiali e subufficiali, perché se fanno male una manovra sottoponte e poi magari sostituisci il capitano, l'ammiraglio, il viceammiraglio, il controllore di bordo, il nostromo, ma non cambia nulla in sostanza, è tutta la tripolazione che bisogna cambiare, tutta anche la ciurma. In Italia di ciurma politica e burocratica ne abbiamo a bizzeffe, messi lì come raccomandati che non sanno fare un cazzo, manco quello. Almeno quando uno va a lavorare in una falegnameria deve almeno saper usare la sega. Ecco, i nostri politici non potrebbero mai fare gli apprendisti falegnami perché dovrebbero innanzitutto imparare a costruirsi una sega, diciamo, non saprebbero neanche farsi una sega. Ecco. Sto trasmettendo live, è da molto che non lo faccio, anche perché sto dietro il mio canale Sant'Enchan di YouTube. Invito a vedere il mio canale Sant'Enchan di YouTube. Adesso qua sono le 11:29, 8 minuti di trasmissione. 11:29 mi domando, quelli che mi ascoltano alle 15 o 16 e mezza, che staranno facendo? Avrete di sicuro finito di pranzare. Forse portate i bimbi alla ginnastica, forse ci andrete voi alla ginnastica, o forse state in una pausa a lavoro. Ma se siete giovani avete il 40% di probabilità che avrete tutto il tempo del mondo per starmi ad ascoltare, perché siete disoccupati. Ecco, i politici che fanno, anche il Movimento 5 Stelle, per dei risultati concreti? Perché certo loro si battono a parole per fare qualsiasi cosa, ma intanto hanno mandato il nostro caro amico Marco Travaglio a fanculo. Caro Grillo, il tuo slogan è c'ho un grillo per la testa salta un po' troppo questo grillo, non so, salta anche dove non deve. Certo, magari si possono criticare molte cose di Travaglio, perché nessun giornalista dice le cose a 360 gradi, lo dice anche Travaglio, ma almeno dice le cose che debbono essere dette. Poi si ascolta un altro giornalista e si ascolta quello che manca che Travaglio non dice. Ma perché mandarlo a fanculo? Boh. Grillo si deve dare una regolata, devono fare più cose pratiche. Certo, non gli fanno fare opposizione. C'è questa insana maggioranza.
Ma anche Bersani diceva così che non gli facevano fare opposizione, perché i temi che la maggioranza proponeva non erano di interesse del paese, e aveva ragione Bersani, però lui deve fare opposizione, non è che gli devono permettere di fare, come giocare a sumo, però è l'avversario che non si fa buttare al suolo, va bene, ma allora come si vince una lotta? E poi anche Berlusconi in questa insana maggioranza dice che non lo fanno governare perché lo vogliono processare politicamente. La maggior parte dei processi suoi sono stati annullati ed erano di prima degli anni 70, di qualsiasi tipo. Quindi, nessuno vuole governare in Italia. E poi i politici adorano una canzone, voi non lo sapete. Non mi ricordo di chi era, però fu un hit parade in Italia, già negli anni 60-70, credo, sempre con questi inglesismi. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, e non lo canta solo, la verità mi fa male, lo so, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Beh, infatti Berlusconi dice ai giudici, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Ma guarda che gliel'ha detto Bersani a Travaglio, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, non ci provare, ma stai scherzando. Quando Travaglio gli ha detto il fallimento della banca Monte dei Paschi di Siena, no? Che in pratica sono rimasti al verde, però non perché con dollari, sono rimasti al verde in mezzo alla brughiera in fallimento. Quindi hanno dovuto scozzare tutti i vitellini o gli animali da pascolo, sono rimasti con l'erba alta ma con la zizzania alta, non con l'erba da pascolo, quindi molti di Paschi di Siena sono rimasti con tanta zizzania e poco pascolo, quello gli si è seccato tutto e tutti sono rimasti senza pascolo ma al verde. E che cosa avrebbe detto Pascoli? Vabbè, lasciamo stare. E quindi, ecco, i politici, la canzone dei politici, che voi non lo sapevate, ma c'hanno tutti un disco cassa, e nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, e puntano l'indice in un atto vigliaco contro gli elettori, contro tutti voi che rimanete senza lavoro, pagando tasse, facendovi sfottere ogni giorno, e poi pensate che dalla politica possa venire un'alternanza politica, gente, proprio lì, mi cadete, come direbbe il grande Mike, e non è vero, diceva Pertini, ci vuole una soluzione, e non è vero, ma non lo so. È possibile mai fare un cambiamento dal basso? Comunque sia, non bisogna iniziare da Brunetta, perché è molto conservatore, sarà basso ma è molto conservatore, quindi dai politici il cambiamento non viene, pure dai nuovi politici, perché sembra che, cioè è come, avete presente quelli della Watchtower, i testimoni di Geova, che criticano tanto l'ortodossia cattolica del Medioevo, e poi loro in tempi moderni sono più settari, più chiusi, più intolleranti, non permettono ai loro iniziati di parlare con gli altri che non siano testimoni di Geova, li espulsano, gli scomunicano, gli lanciano anatemi, li maledicono all'inferno, non saranno fra gli scelti. Bene, i grillini, il Movimento 5 Stelle ha cominciato così, criticando l'ortodossia politica, e poi finiscono per essere più ortodossi loro, non so, la cosa mi confonde molto. Se avete dei commentari a questo programma fatemeli sapere, perché se no qua è tutto un rimpasto continuo di vecchi modi di fare politica con nuove facce. Tutti i politici si sono ridotti a essere dei pagliacci, è arrivato il comico e ha fatto il serio, e ha fatto il politico, ma è assurdo, comunque era l'unica speranza e allora in molti l'hanno votato, ma adesso che cambia? A parte le esternazioni e a parte il fatto che tutti gli altri sono cattivi e lui passa a essere migliore, non è molto serio. Io mi aspetterei un vero programma politico, ma il fatto è che anche questa opposizione sembra una specie di Matrix, tutti d'accordo per non fare niente. Com'è possibile?